Allora, buonasera Enrico Beruschi, innanzitutto benvenuto a Busto. Busto, beh, a Busto ci sono delle donne meravigliose. Vedo che saluta solo donne. Sì, è strano, né? Anche con i mariti però. Sì, anche con ma i mariti sono sempre gli ultimi a sapere le cose. Senta, mi fa dice un minuto uno. Come se fosse il drive-in, della trasmissione di drive-in. Bene, allora abbiamo visto che qui parlano di cinema, tutte le donne sono tutte belle tirate. Prima ero al bar e una signorina voleva la cannuccia, no la cannuccia no perché di plastica, dico l'ambiente del cinema, se butti via la plastica crollano quasi tu, dai non diciamo queste cose. Poi non parliamo di plastica adesso perché è un argomento abbastanza delicato. Ma sì, ma non è cattiva la plastica, cattivi sono quelle che la buttano via. No, ritornando a noi adesso seriamente, del drive-in si parla soprattutto quelli magari che sono un po' datati, se lo ricordano. Sì, è un bel ricordo. Io sai che è 27 anni che non faccio televisione. Per cui, ma è una sua scelta o magari non ma dedicato, perché molti si dedicano al teatro. Sì, infatti io nel 92 quando ho smesso ho fatto teatro, ho fatto soprattutto quindi teatro. Quindi è una sua scelta. E poi non mi chiamano nemmeno più. C'è anche mi fa ridere perché sono andato recentemente in certe cose, in certe trasmissioni che non condivido, ma si va. Sì, beh, è un altro modo di farlo. Sì, si fa le cose, vedi. Dov'è la signora che c'ha il marito? Vedi? Sta cercando una donna. No, vabbè. Va bene, la lascio, grazie. Dai, grazie.